un medio de paciencia con más. Y presión ya actual, quindi, anche modo per. Sei un imprenditore che io l'ho detto anche altre volte. Differenze che ce ne sono, nel senso che un imprenditore chiaramente era messo in discussione ma per la sua crescita. Questo è quello che torna a quello discorso che ho fatto prima. Quando vedevo qualcuno in difficoltà è chiaro che era per avere parlare con lui, cercare di stimolarlo anche attraverso i confronti anche lui, perché sarebbe chiaro rispondere anche di confronti lui. Però principalmente per far crescere, credo che questo è stato lo scontro con Varai, è stato lo scontro con Guarzo, ci stati anche altri con cui io mi sono confrontato anche duramente. Quindi ci sono stati degli scontri. Ci sono scontri verbali. Sì. Vedi, all'interno gli scontri. Gli scontri, quando c'è un confronto, quando c'è un confronto e c'è la volontà di migliorarsi, lo scontro è salutare, cioè ti fa crescere, come allenatore, ma fa crescere il calciatore. Dico questo perché parto sempre dalla mia esperienza personale da giocatore, quindi riproietto quello che a me è capitato confrontando con allenatori che non sempre con loro ho avuto. Io ho avuto dei scontri importanti anche con lo scala, con gli allenatori, però questo mi ha permesso di crescere. Quello che ho cercato di trasmettere anche agli altri, anche in maniera dura, io ho detto, una frase che ho detto in sala stampa spesso, che come ti alleni giochi. Quindi è la stessa frase che facevo a Pazzo, a in senso, a tutta la squadra. Con le mie spreghi e scrupolo poi. Fino a poi ha fatto un discorso alla fine alla squadra, che sono anche incoraggiante per le prove, al di là delle battute. Visto che hai toccato due elementi che secondo me importanti, con qualità straordinarie, hanno anche una sensibilità fortissima, non è che sembra che abbiano, loro sono molto sensibili, sono capaci di mettersi a piangere, si vedono, cioè si commuovono. Questo ha fatto sì di entrare in pagina loro, di fargli capire anche che attraverso alcuni passaggi di sofferenza, di esclusione o anche di parole dure, loro mi devono permettere di fare quel passo per crescere, per migliorarsi. Perché? Perché il calcio non finisce a Parma. Cioè, Parma è un percorso importante che loro cresceranno sicuramente. Se poi cresceranno come Parma, tanto meglio. Se dovessero andare da altre parti, questo non significa che Guazzo e Parai vanno via. Significa che comunque nel loro percorso questa è una tappa importante della loro carriera, che devono fare un bagaglio come ho fatto io da calciatore, voglio che lo facciano. Uno degli scontri che ho avuto con Guazzo è quando ha detto dopo Correggio io sono venuto a giocare qua per Vado Fosso per quest'anno. Però quella fu una frase un po' infelice del giocatore. Io gli scontri che ho avuto è prettamente di atteggiamento in campo. Sì, questo non è quello che diceva, non è interessato. Io dicevo sempre, impegnati perché giocare comunque avete bisogno di impegnare. Poi non è che non si impegnavano magari tralasciando alcuni particolari. Ma cosa è successo a Baraglia Gigi nell'ultimo mese e mezzo? Cioè, solo un calo di forma? Sicuramente ha avuto anche un calo, poi probabilmente adesso io non riesco a le risposte. Però è chiaro che c'è stato magari un rilassamento, c'è stato un calo fisico, c'è stato varie cose che è una mancanza di tranquillità, non so, passato le difese, c'è stato qualcosa che mi ha permesso di esprimere quelle qualità che ha avuto in precedenza. Guarda, può fare Flash una Lega Pro da protagonista? Ma già l'ha fatto, io ricordo che però non con grande continuità. Lui la sua difficoltà più grande è dare continuità a quello che è stato le sue prestazioni. Lui è un ragazzo molto sensibile e a volte se veniva ripreso in un malo modo si lasciava condizionare, come si lasciava condizionare dopo uno sbagliato, quando veniva sbagliato. Io ho cercato di lavorare, come ho detto prima, nel non scoraggiarsi, soprattutto nel continuare a non lasciarsi condizionare da questi eventi che non permette a nessuno di migliorarsi. Famosi altri, insomma, in questo modo. Francesco Colonna.